Ciao ragazzi, bentornati nel Winblog. Scusate se mi sentite basso, ma è dopo perché la musica sarà sparata purtroppo al massimo a causa di Virtual DJ. Infatti oggi vi parlerò proprio di Virtual DJ. Qua potete vedere giù in basso a destra la mia tastiera perché vi farò vedere un po' i comandi. Adesso qui penso si veda al contrario. Facciamo così. Facciamo così. Così voi la vedete dritta. Bene. Cominciamo con le funzioni fondamentali. Cioè i sample sono effetti preimpostati dalla ditta di Virtual DJ, per esempio, che si attivano con i tasti F1, F2, eccetera, eccetera, dipende da quanto li impostate. Si può settare il repeat e la velocità. Vi farò vedere un po' come funziona. Per esempio, proviamo con F1. Come potete sentire, parte la sirena. Se qui è un po' basso il volume, però. Cioè, avete sentito? Possiamo anche metterla più rapida. Cioè, effetti così, adesso qui non si nota molto, però. Se nell'esempio andiamo a utilizzare l'effetto push. Push Push, F4. push. Già penso che l'abbiate sentito, andiamo ad aumentare la velocità. Pull, 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 Adesso vi farò vedere un attimo come coordinare un po' tutti questi effetti, per esempio. Hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the hands up in the hands up in the hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up. Your hands up in the air, put your hands up in the. Oppure possiamo fare altre alternative tipo. Eccetera eccetera. Dopo poi, se possono aggiungere altri effetti, adesso con questi di base è difficile fare un qualcosa di costruttivo. Poi adesso qui non si vede perché c'è un'interfaccia, quella da 4 deck, però se andiamo a prendere quella da 2 deck, eccola qua. Andremo adesso a farvi vedere il loop. Farò vedere uno e vari. Per fare esempio, quelli da 32 basta premere più volte il tasto numerico che corrisponde al valore. Ecco, esempio, adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Esempio, qui mi si è bloccato un attimo. Se vado su iPhone, ecco, faccio un rescan. Ho collegato il mio iPod. E non so se però è in grado di rilevarlo. Strano. Però DJ remote. Niente ragazzi, ve la presenterò prossimamente Virtual DJ Remote. Non so adesso questa funzionalità. Purtroppo adesso non me lo trovo perché non c'è Virtual DJ Remote sulla mia belvolina. Adesso vi faccio vedere un po' il loop, dicevo. Rimaniamo sui due mix, sui due deck, non andiamo ad aumentarne più. Proviamo ad esempio con. Ah no. Con un remix di Cotton Eye Joe dei Rednecks. Proprio un esempio, eccolo qua. Per esempio, restartiamo. I've been forgotten, I Joe. I've been married long time ago, married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Scusate ragazzi, ho sbagliato il brano, era questo. Non avevo preso il remix. Porca miseria, scusate, non mi cambia il brano. Eccolo. Sì, è questo. Thank you.
questo è un esempio dell'utilizzo dei loop. Poi dopo noi possiamo anche fare mixaggi da un deck all'altro, con vari effetti anche preimpostati, no, manuali, per esempio. Se ne siamo sul vero. Per esempio il backspin. L'esempio del backspin. Ok, poi un altro esempio c'è il key chain, no, il flipping double. Poi c'è anche il flanger. Poi c'è anche, boh, l'effetto di eco, vari filtri, ad esempio i filtri, attiviamoli un attimo. Poi c'erano altri effetti di eco. Ci sono effetti di break. Backgrade. Altri effetti, insomma, così via dicendo. Il bello è che, come state vedendo da qua di sotto, si può anche fare un video. Adesso con la Home è molto limitato, ma con la Pro si può fare molto di più. Poi c'è anche qua lo Scratch, si possono clonare i vari deck, molto altro. Questa è proprio una panoramica molto rapida di Virtual DJ. Poi più avanti andremo ad analizzarlo nel dettaglio. Ok ragazzi, per noi ormai è giunto il momento di salutarci. Al prossimo Weblog.